playoff persi all'ultima curva e gli addii di Dionisio e Camplone hanno dato la stura ad una nuova Cavese che ha cambiato volto nelle stanze dirigenziali e si è data una nuova veste anche tecnica. Si è aperto insomma un nuovo ciclo, la panchina è stata affidata da Genore Maurizi, un passato illustre nel calcio a 5 e un presente in quella 11 che dopo le esperienze di Massa Carrara e Scafati sembra potergli regalare buone prospettive. La squadra poi è stata ampiamente rinnovata e adeguata alle esigenze del 3-4-3 attuato dal tecnico di Colleferro. 14 arrivi e tante partenze. L'addio più doloroso, quello di Gerardo Alfano, ceduto a sorpresa al Marcianise, è stato compensato dalle conferme dei pezzi pregiati Favasuli, Schetter e Bernardo e dei più esperti Farina, Nocerino, Cipriani e Tarantino. All'ombra del Simonetta Lamberti sono rimasti anche Tonino Sorrentino, che si è del tutto ripreso dal grave infortunio al ginocchio, i mediani Scartozzi e Prevete, e da qualche giorno è tornato pure Porro. Il centrocampista milanese è di fatto ancora sul mercato, si allena a parte, ma intanto ha un contratto che lo lega alla società di via Balzico fino al giugno 2010. Tra i volti nuovi spiccano quelli di Turienzo e Russo, rispettivamente attaccante e portiere. Con 26 e 28 anni sono tra i più esperti del gruppo appena arrivato. Per il resto, da via Balzico si è puntato su giovani, alcuni anche di categoria inferiore, in cerca dell'occasione della vita. L'obiettivo stagionale, e questa volta non solo di facciata, è la salvezza. Centrarla e darle seguito al progetto negli anni futuri è la vera scommessa di una società che con gli ingressi di Casillo e Lombardi dovrebbe aver trovato maggiori risorse, ma anche una diversa filosofia gestionale. Si punta sui giovani e su un programma a medio e lungo termine. La presenza di Peppino Pavone, di essere esperto e amato dalla piazza metelliana per i suoi trascorsi in B, sembra essere la migliore garanzia.